parleremo per Red Bull in questo momento. Lo definiamo lo stretching d'alta quota. Siamo a 3000 metri, rifugio 3A, due giorni di cicloalpinismo, di all mountain estremo, definiamolo come vogliamo. E quindi cosa dobbiamo pensare? La sera, alla fine della giornata, dopo godendosi naturalmente anche un tramonto magnifico come questo, magari guardando un lago come quello che abbiamo dietro o tutto il resto, dobbiamo pensare di recuperare, di far recuperare il nostro organismo in modo tale che il giorno dopo, quando dovrà farsi altri 700-800 metri di dislivello per arrivare sulla vetta, nel nostro caso il Blinenor, 3300 metri, sia a posto, non ci siano dolori alla schiena, alle spalle e tutto il resto. Quindi è chiaro che non stiamo immaginando un piano d'allenamento preciso, un quarto d'ora di esercizi che possano aiutarci a rilassarci, ma che diano questo tipo di caratteristiche. Cosa abbiamo stressato durante questa salita? 5 ore e passa, abbiamo passato in giro per i sentieri. Sicuramente la nostra schiena, tratto lombare, ha lavorato molto, lo zaino, seppur ergonomico, pesato molto sulle spalle e sulla schiena. Quindi schiena, rigidità delle muscolature, abbiamo lavorato sui flessori della coscia. Ogni volta che noi alzavamo la gamba o pedalando la sollevavamo, andavamo a lavorarli. Stabilizzati i glutei, probabilmente gli ischio crurali, questa parte muscolare, per compensare questo lavoro intenso del retto femorale piuttosto che dello psoas, avrà lavorato anche lui. Quindi immaginiamo quindi subito di lavorare su allungamenti, esercizi molto blandi che aiutino a strecciare, brutta parola ma che può dare l'idea, il nostro ischio crurale. Prendiamo il nostro sasso, gamba dritta, braccia fuori che permettano di stabilizzare la schiena e andiamo giù. Sentiremo lavorare il gluteo, sentiremo lavorare gli ischio crurali, possiamo piegare la gamba nelle due direzioni, quindi fare lavorare anche il semimembranoso e il semitendinoso, e ci mettiamo qua. 30 secondi, un sole che ci abbronza e chi ci ammazza più. Dobbiamo far basculare anche la schiena, il movimento pelvico si chiamava una volta. Perché? Perché noi dobbiamo dare mobilità alla nostra colonna lombare che ha stressato, che si è ammazzata in questa salita. Quindi lavoriamo con anteroretroversione del bacino. Lavoreranno i glutei per portare una bella anteroversione. 10-15 volte. Immaginiamo anche di lavorare sulle spalle. La nostra schiena ha passato tanto tempo in questa posizione. Abbiamo cercato sicuramente di vincere questa tendenza, ma un po' sarà successo. Allora andiamo a portare le nostre sbraccia indietro. Gambe piegate, schiena con l'addominale leggermente teso in modo da stabilizzare bene il bacino e via. Portiamo indietro. Vediamo il nostro rifugio, immaginiamo la polenta e spezzatina che ci aspetta e allì. Facciamo anche un lavoro di questo genere che aiuta sia la schiena che la parte del pettorale. Teniamoci sempre 30 secondi, 40 il tempo. Ok, un movimento di extra rotazione che aiuterà sempre le nostre spalle. In questo modo andiamo ad aprire bene le scapole e siamo a posto. Possiamo lavorare sulla mobilità, lavoriamo sulle nostre spalle, 20-25 movimenti in una direzione, teniamo fermo sempre il bacino, il più possibile. Ci fosse un insegnante di yoga, ci darebbe sicuramente grandi consigli anche per un aspetto meditativo. E in questi posti fa sempre bene. Proteggiamo le nostre spalle, un senso e nell'altro, per far lavorare bene il trapezio, ossigenarlo e far sì che si ripristini. E andiamo a lavorare prima sul quadricipite, il classico del quadricipite. Ci spostiamo un pochino in modo che si veda meglio. Prendiamo la nostra piede e facciamo questo lavoro. Possiamo stare in equilibrio, sentarci, oppure
cercare un bastone, cercare il manubrio della nostra bici che ci possa aiutare. Sentiremo lavorare tantissimo il retto femorale, l'intero quadricipite. Oggi ha sicuramente dato il meglio di sé. Ricordatevi, quando fate questi esercizi di stretching, di respirare. Io inspiro e ogni volta che espiro cerco di rilassare il muscolo su cui sto lavorando, su cui mi sto concentrando, guadagnando quindi magari un grado, due, riuscendo a farlo lavorare un po' di più, sempre molto lentamente. Inspiro ed espiro. In questo modo il nostro lavoro sicuramente sarà migliore. Arriviamo alla fine. Cavalier servente. Il nostro cavalier servente serve a lavorare sullo psoas. Gambe in avanti, braccia in su. E via. Stiro 30 secondi, sempre con il nostro respiro, una gamba e poi l'altra. Occuperemo un quarto d'ora, 20 minuti. Ci verrà una fame incredibile e poi volente spezzatino sarà tutto per noi. Buon appetito!